È il tramonto, il cielo si tinge di rosso. A Molfetta è arrivato il momento di accogliere l'icona della Madonna dei Martiri, arrivata via mare. E così il 27 agosto va in scena la rievocazione storica dell'arrivo proprio via mare dell'immagine della compatrona della città, con la seconda edizione del corteo storico che ripercorre alcuni passaggi legati ad una leggenda. A partire da questo pomeriggio entriamo proprio nel vivo dei festeggiamenti con la rievocazione del ritrovamento dell'icona della Madonna dei Martiri, che è proprio l'icona che vedete qui alle mie spalle. Per quanto riguarda l'origine appunto del ritrovamento, abbiamo di fatto due teorie. Secondo la prima, si tratta di un'icona donata probabilmente da qualche pellegrino a quelli che erano i gestori dell'ospedaletto chiamato qui dei Crociati, e quindi di rientro molto probabilmente, per ringraziare appunto dell'ospitalità, ha fatto dono di questa icona proveniente appunto proprio dalla terra di Gesù e forse strappata appunto dalle mani dei musulmani. Abbiamo invece una leggenda che di fatto è il filo rosso del corteo storico. L'icona della Madonna dei Martiri è stata ritrovata in mare proprio dai pescatori durante un momento di pesca. Icona quindi pescata dai pescatori, sottratta dai musulmani appena recuperata, musulmani che la perdono nuovamente a seguito di un naufragio, e ripescata dai pescatori e portata in questo luogo di culto. Cosa significa la Madonna dei Martiri in primis per i molfettesi? Beh, la Madonna dei Martiri per i molfettesi è un punto di riferimento per la loro devozione, ma anche per la loro fede, perché attraverso Maria imparano a seguire Cristo, il Figlio, appunto quella via che è la stessa ci indica per mezzo anche dell'iconografia, così come vediamo rappresentato appunto nella nostra Madonna dei Martiri, la Vergine che indica la via, appunto il Figlio Gesù. Quando nasce l'idea di realizzare un corteo storico rievocativo di un pezzo di Molfetta? Allora, praticamente diciamo, questa idea nasce nel 2016, ma subito dopo il Covid si è deciso, in collaborazione con i frati minori della Basilica e col Comitato Feste Patronali, di fare questo corteo storico. Una seconda edizione rispetto alla precedente, cosa è cambiato? Allora, è cambiato tanto dalla prima edizione. La prima edizione, diciamo, è stata l'esperimento ed è ben riuscito. Quindi in questo caso, quest'anno, rispetto all'anno scorso, siamo il doppio come numero. Quindi da 200 siamo passati a 400 figuranti, ma anche a livello, diciamo, professionistico, quest'anno ci sono gruppi di alto livello. Il figurante vive
l'attesa del corteo storico e poi il corteo stesso? Allora, il figurante vive l'attesa del corteo storico come se si deve sposare, è come un matrimonio, perché c'è tutta una preparazione prima di arrivare al corteo storico. Il figurante, che dicevo, vive questa cosa con ansia e con gioia. Durante il corteo, quando avviene il corteo, il figurante entra proprio nella parte. Cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Beh, quest'anno tante belle novità, innanzitutto attraverso le giornate tematiche che caratterizzeranno appunto il cammino in preparazione alla festa dell'8 settembre, ma allo stesso tempo sarà interessante vedere quel desiderio da parte di tutti i molfettesi, quel desiderio di attesa verso l'8 settembre, perché è un momento molto centrale, principale per la loro devozione mariana. È stato un percorso che ha abbracciato la città dall'istituto Don Grittani fino al porticciolo dinanzi la facciata del Duomo. Quest'anno avete deciso di coinvolgere una zona che solitamente non veniva toccata dai festeggiamenti. Brava, noi quest'anno stiamo cercando di coinvolgere soprattutto quegli istituti, quelle associazioni che prima era difficile coinvolgerli. Stiamo cercando di farli partecipi della festa, perché come ben sapete non è facile coinvolgere gli anziani negli istituti, però grazie agli istituti, a Suora Anna che ci ha dato la possibilità di entrare in questo istituto, vogliamo coinvolgere gli anziani, che sono il nostro patrimonio. Il futuro a cui guardate, i giovani, sono diversi gli appuntamenti che verranno proprio per loro. Sì, brava, noi pensiamo anche ai giovani, ai ragazzi, stiamo cercando di coinvolgere i bambini, vogliamo proprio che i bambini dalla scuola elementare possano incominciare a vivere un momento di aggregazione tramite le feste patronali, perché forse in questi ultimi anni si è perso un po'. Dame, sbandieratori e timpanisti hanno salutato la città già in festa in una giornata tanto attesa e realizzata grazie a un lavoro di squadra. Quanto tempo ci vuole per organizzare un calendario così fitto di appuntamenti? Perché ricordiamo, sono partiti a luglio i primi appuntamenti e si concluderanno a settembre. Noi abbiamo iniziato a lavorare sul corteo di oggi da febbraio e onestamente ora inizio a rendermi conto di quello che abbiamo fatto, perché vedendo il numero dei figuranti, che quest'anno è davvero importante, abbiamo appunto, grazie anche alla collaborazione che è nata con l'associazione Melfitta nel passato, che segue l'organizzazione del corteo, abbiamo appunto migliorato alcuni aspetti. Il momento più importante della giornata è stato proprio quello dell'arrivo dell'icona Via Mare. Sulla banchina seminario tanti i fedeli che hanno assistito alla rievocazione dell'arrivo dei crociati, che hanno consegnato alla città l'immagine sacra.
L'elemento del mare è fondamentale, infatti di fatto è la Madonna dei Marinai. C'è da sottolineare un aspetto, che la sagra a mare di fatto è tardiva come tradizione ed è di fatto la festa dei marinai, la festa dei pescatori. La Madonna alle ore 15 dell'8 settembre viene proprio prelevata dai marinai e portata in mare, su addirittura 3 motopescherecci. In che modo riuscite a far avvicinare nuovi fedeli, in modo particolare i giovani? Beh, è chiaro che avvicinare i giovani oggi rappresenta una sfida per la Chiesa tutta. E in questa occasione innanzitutto abbiamo pensato ad una giornata per i giovani durante il tempo in preparazione alla festa, quindi durante la novena ci sarà un momento per i giovani. Poi la festa dello sport, che vedrà avvicendarsi attraverso un triangolare di calcio i settori giovanili delle squadre calcistiche molfettesi, e poi anche attraverso il corteo storico la presenza di tante realtà giovanili. Non solo, abbiamo cercato di coinvolgere anche realtà giovanili attraverso anche la presentazione del programma della festa, attraverso la musica, ecco, tutte occasioni belle per sentirsi parte di un'unica comunità. Gli oltre 400 figuranti hanno poi proseguito fino al Sagrato della Basilica. Qui un nuovo momento di spettacolo per la città e la consegna ufficiale dell'icona.